Oh, hai finito! Ci abbiamo lavorato tutti così tanto. Mostracelo, dai! Sì! Che non va. Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si inizia WarioWare Get It Together. Iniziamo ovviamente con la storia, non possiamo fare altro. Quanti giocatori? Uno, come l'altra volta, perché sono sempre da solo, è ovvio. Dato che questa volta la modalità storia ed è il gioco completo, ci sarà sicuramente di più da fare. Ci saranno sicuramente nuovi minigiochi, oltre a nuovi dialoghi che non c'erano prima. Ora capisco perché mi sentivo così leggero. Sto fluttuando in aria. Sarà perché sono dentro il gioco? Vabbè, che importa, sto volando. Sì, questa cosa c'era anche nella demo. È alla continua ricerca di tesori e crea giochi per guadagnare soldi a palate. Adora l'aglio e si sente. Yes! Stavolta possiamo però avere tutti quanti i personaggi e leggere tutte le loro descrizioni. Quindi abbiamo imparato le basi con lui, sembra uno di quei giocatori a tutto tondo, tipo Mario, nei vari giochi. Questo sembra, ma sì, è il livello che ho creato io. È virus quello, bisogna sconfiggerlo. Oh, quella cosa guasta tutto quello che tocca. Mi rovinerà anche il mio livello. Ehi, aspetta! Vorrei provare a fare la voce di Wario, ma non ce la faccio. Quindi evito. Chiamo Merluzzo al limite, gli faccio uno squillo e dico: fa Mario Zucca per doppiare Wario? Dietro compenso, ovviamente, sarebbe. Perché ora che becco il vero Mario Zucca se ne passa. Beh, la casa di Wario è incredibile come non cambi mai nel corso degli anni, sempre la stessa. Perché in genere un designer tende a cambiare la vista di oggetti e cose varie, quindi anche le case, specialmente in alcuni videogiochi. Invece qui Wario sembra lo stesso, va bene, va bene. Ok. Si inizia ovviamente col livello facilissimo. Per passare poi... La velocità non mi dispiace, ma è la difficoltà quella che davvero crea problemi. Yeah. Questi sono livelli che comunque si abbiamo già visto nella demo. Spero ce ne siano altri di nuovi. Rimuovilo. Ah, ok, questo. Dato. Ah, ma... Per la pancia. Wow. Perfetto. Ah, arriva anche Cricket. Mario, eccoti. Young Cricket aspira a diventare un grande guerriero e si allena con impegno con Master Mantis. Ah, meravioli, ripieni. E beh, i geosi a chi non piacciono. Ma anche 18 volt, così subito? Va alle elementari ma lo scambiano per un adulto. Rapper geniale e fan dei videogiochi retro. È amico di 9 volt. Anche a me piacerebbero giochi retro se solo si potessero comprare ad un prezzo umano. Alcuni, altri proprio te li tirano dietro, ma alcuni... Vabbè, anche con lui è la stessa cosa che abbiamo fatto nella demo, quindi evito di farle rivedere. Ok, ho capito alla fine che devo girare il simbolo e non toccarlo sulla... Qui. Alcuni sono velocissimi e ti fanno perdere la concentrazione, perché... Ok, accendilo tutte, vai. Che cos'è, un leone? Ah, però figo il disegno. Certo, un po' meno per la panza di fuori, ma...
Vai, salvadrai i pieni. I piggy bank. Via. Va di retro. Meteorite. Belli sti minigiochi nuovi. Oh, il boss. Nani. Avanti, fatti sotto. Fellano. Ok, mini storia. Sconfiggili. Ho capito, sì. Devo evitare gli spunziconi, come li chiamavo da piccolo. Hanno tipo dei rastrelli dietro che si girano ovviamente in base a dove devono difendere. Wow. Sì, però anche tu. Ciccio bello, però anche tu devi stare un attimino calmo, eh. Ok, sempre più difficile ovviamente. Ora dove farà solo sopra, scommetto, vero? Ok, distrutto, vai. Classici tre colpi. Carino. Yeah, oro. Quello era il naso di Wario, ma potrebbe benissimo essere una cacca camuffata. Sapete com'è. Senza perdere neanche una vita, sono un pro. Poco pro. E allora? Oh, eccoti qua, non puoi nasconderti. Wow, le parti corrotte stanno sparendo. Ah, era un continuo. Scommetto che era un bug. Alcuni possono distruggere completamente i giochi. Ma certo. Dillo alla Ubisoft. Ma certo, se eliminiamo i bug tutto tornerà alla normalità. Ok, diamoci da fare. Andiamo. Ma per il momento mi sento tranquillo con Wario. Hai ottenuto 1000 monete. A cosa servono le monete? Sono molto curioso ora. Bene, possiamo avanzare. È sbloccato la Wariopedia nel menu principale. È sbloccato missioni, anche personaggi. Bene, continuiamo con Mona. Quotidianità, quindi lavarsi i denti, mangiare. Anche qui i bug sono proprio divertiti, eh. Neila, Wario, sei tu? Questa è Patricia Shankar, la doppiatrice. Yeah, non riesco a fermarmi! Una liceale sempre impegnata con il lavoro e altre attività. Sogna incredibili avventure e stravede per Wario, e chissà perché. È quello che mi chiedo io da diversi anni ormai. Guarda, il boomerang però è fighissimo. Perché no, puoi non fermarlo mai se sei abile. Bene, non perdiamo tempo. Dobbiamo andare avanti. Yes. Mi toccherà giocare con Mona? Che disastro, il mio livello ha un aspetto orribile. Sono stati i bug a combinare questo, non possiamo lasciarli fare. Andiamo! Sì. Gioco... Ma... Amone è bloccata, quindi per forza, e 18 volte. Sì. Yes. Sono molto curioso. L'inquadratura è importante, eh. Si è fatta la villa Mona dall'ultima volta che lavorava in pizzeria. Ci picchia. Ah, bella chitarra elettrica quella. È quella che può fare anche da acustica? Se non la plughi? Sì. Se non la plughi. Beh. Se lasci degli animali in casa. Ma quell'elefante l'aspirapolvere, bellissimo! Quando Nintendo si mette in testa di fare un Wario, geniale, proprio, posso tirare fuori le peggio cazzate e sono comunque divertenti. Per questo Wario ha bisogno di un nuovo Wario, gioco di Wario, tipo Wario Land. Però ovviamente con tutte le meccaniche nuove di oggi. Anche se WarioWare è WarioWare, ragazzi, eh. Non ho neanche visto che c'era l'orologio lì a fianco, quindi è andata molto di culo. Nasconditi. Sì, all'ultimo però te lo dice. Suona e apri. Ah, per fortuna. Era più volte, giustamente. Pensavo di suonare e poi aprire io la porta. Questo è Camilla e Roche, ovviamente.
tra l'altro molto famoso in Giappone. Ah, devo scappare, ok. Ma così facile? Se n'è andato. Bene, bene. Dentifricio rosa, tra l'altro. Figo. Bianco no, ci fa schifo. Oh, cavoli, questo! Ah! Famosissimo. Famosissimo nei giochi di Wario tappare la narice. Yeah, stupendo. Con un po' di barbetta incolta, bravissimo. Tagliata male, no, incolta. Ehi, vai, chiudi. Meno male. Vai, con giù. Non finisce più. Da troppo casca di fuori. E si diverte. Vabbè, io scemo che premevo qua invece di... Non sapevo neanche mi ero accorto che era Mona. Dai, era cascato, su! Ah. Anche se potevo spingere la pedana piuttosto che la palla. Cioè? Completa il pacco! La lattina. Ah, ok. Due cose, il cappello, ok. Vai. No! Qua. Cappello, fono e Coca-Cola e Coca-Cola. Perfetto. L'ultimo. Ah, ok, fono, stivali, cola e cappello. Bene. Ma semplicissimo. Ho capito alla fine che quelli che spuntava erano quelli fatti. Quindi praticamente il penultimo a caso era, mentre l'ultimo ormai avevo capito. Quanto culo. Non è, no, non ha fortuna, proprio culo. Sono due cose diverse. La fortuna te la crei. Culo no. E anche con Mona abbiamo finito. Facciamo anche un altro personaggio. Decisamente più bello così. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Mona si unisce alla squadra. Il prossimo allora è Orbulon. Perché l'altra volta era Orbulon il primo. Quindi penso che anche stavolta non ci fanno scoprire un personaggio diverso da quello della demo. Ah, invece sì! Dribble Spitz! E anche altri due! Che sono? Dottor Krygor! Ok, e anche 9 volt. Ah, facciamo allora Dribble Spitz, dai! Facciamo di più loro per il momento, tra quelli disponibili. Mi ricordo di Dottor Krygor su DS. Non riuscivo a capire come fare il primo livello e perdevo di continuo. Alla fine, dopo, provando cose varie col dito, ho capito che dovevo muoverlo. Ah, guarda, anche qui è tutto corrotto. Vai, inizia a pensare che dopo tutto non è così male. Perché non c'è voglia di fare niente. Cosa? Stai scherzando? Eccoli qua, questi due sul GameCube, ragazzi. La loro cinematic sul GameCube mi faceva spaccare in due dalle risate ogni singola volta che la vedevo. Wario, stavo cercando te. Dribble Spitz, due tassisti soci, felici di accompagnarti dalla porta di casa tua fino alle località più remote, a una tariffa onesta. Un cane e un gatto. Che sono soci. Dribble spara con il suo bazooka verso destra, mentre Spitz a sinistra. Ok. Vabbè, questo è un po' particolare perché... Ma posso cambiare tipo in qualche modo la dribble a Spitz? Abbiamo dato un'occhiata in giro, è un disastro un po' ovunque. Già.
I bug hanno corrotto tutto il gioco. Andiamo a caccia di bug allora. Li schiacceremo tutti. Ok, scegliamo sempre Wario e Cricket. Let's go. Tour cosmico di Dribble e Spitz. Vabbè. A tutta velocità, Spitz. Un po' le vibes del della intro del GameCube le dà, eh? Molto carino. Chiudi, chiudi. Ma chiudi. Va così. Tocca a me. Dammi tempo. Fallo girare. Dammi tempo di farlo almeno. Troppo facile. Ci penso io. Chiudi che poi era aperto. Scappa. Cioè era. Ah, ok. Pensavo di dovermi nascondere. Notevole. Meno male che ho premuto A. Proteggi. Bene. Che te ne pare? Sono pronto. Smista. Ok. Wow. Questi qui saranno 15 minigiochi, forse anche di più. 20 forse. Quanti sono? Quanti sono? Ah, 3. Oops. Catturalo. Ah. Ma perché? Perché? Perché mi muovo? Perché ho paura che finisce il tempo. Quindi cerco di sbrigarmi, però alla fine mi accorgo che ho fatto male. Recuperala. Questo era facile. Ok. Annaffia. Ok, ma questo bastava il premio di su. Tra l'altro il fiore vecchio riferimento a Smash Bros. Che poi non era di Smash Bros, ma era di un altro gioco ancora. Proprio alla fine. Incollali tra di loro. Oh, che fortuna. Mamma mia. Prendili due. Era facile. Ah, boss subito, bene. Allora carichi. Ok. No! No, ok, posso liberarlo. Ah, proprio lo cattura, proprio lo cattura. Ok. Ok, dai. Andato. Ma cosa? Vai. Questo era. Ah, fatto. Ok, perfetto. Wow. Beh, non male, non male. Carino, carino come minigioco. Non per niente stressante. Facile. Mi è piaciuto. E anche questo bug è eliminato. Yeah. Ora dovrebbe tornare come prima. Dribble e Spitz si uniscono alla squadra. Altre 1000 monete per aver superato il minigioco. A questo punto direi di fermarci qui. Poi nel prossimo episodio faremo 9 volte il Dr. Krygor e anche l'ultimo livello che rimane lì sopra. Poi sarà Orbulon. Vedremo poi, sicuramente si apriranno anche altre squadre. Questa è solo tipo la prima mappa. Comunque sì ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video. Spero che vi sia piaciuto. WarioWare è sempre stato uno dei miei giochi preferiti da quando lo conosco. Quindi non potevo fare a meno di portare almeno qualche episodio
della serie, cosa che purtroppo non ho fatto con lo scorso WarioWare Gold, che non l'ho mai finito, ma quello è un altro discorso, altri problemi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione link per Instagram, e se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi, che tanto è gratis, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!